Questo posto nasce dalla mia passione comunque per le tute, i caschi, gli stivali, i guanti, tutte le cose da corsa della mia carriera, e abbiamo pensato a una stanza per avere, diciamo, un museo segreto o comunque un posto dove mettere tante cose indimenticabili, tanti momenti della carriera indimenticabili. Potevo aprirlo solo a voi. Passato tanto tempo da quando ho iniziato a correre, no? Ed ero veramente un ragazzino perché avevo 14 anni, ecco. E mi piace vedere come tante cose sono cambiate molto, quindi nel mio carattere e soprattutto nella vita fuori dalle corse. Quindi si cerca di diventare più grandi, si cerca di fare altre cose e crescere, ecco, perché sarebbe triste rimanere uguale anche dopo 20 anni, nel bene e nel male, no? Perché quando diventi più grande poi sei meno spensierato, hai più preoccupazioni, eccetera, però comunque da gusto uguale. E invece tante cose sono rimaste molto simili, come la passione per le moto, la voglia di correre, la voglia di confrontarsi, soprattutto la competitività, ecco, e il gusto che mi dà guidare la moto, ecco. Quindi è bello vedere come tante cose sono cambiate, ma altre invece sono rimaste uguali. Per me l'amicizia è stato un valore molto importante da sempre, da quando ero piccolino, e andando avanti nella vita, diventando più grande, ho sempre avuto la riprova di avere ragione. Ho capito che comunque gli amici veri si devono tenere stretti e ognuno si merita gli amici che ha, quindi, quindi anche questa è una cosa importante, ed è stato sempre uno dei miei punti forti, ecco. Ma soprattutto il nocciolo siamo io, Albi, Carlo e Uccio, e che siamo amici da tanto tempo, come ho detto prima, chi più chi meno. Uccio lo conosco perché facevamo l'asilo insieme, quindi siamo veramente cresciuti insieme. E però anche per esempio il mio team posso considerarli miei amici, perché dal 2000 che lavoriamo insieme quasi, cioè è cambiato qualcuno, ma più o meno il nocciolo è quello, e secondo me è una cosa che dà molta forza. Diciamo che per me è diverso stare qui, stare a Tavuglia, ma anche andare a Pesaro, anche a Cattolica, nel senso in questo giro qua, perché la gente è abituata a vedermi, mi conoscono tutti, diciamo, però posso avere una vita normale, ecco, diciamo, la gente mi vede, mi saluta, basta. Invece già se mi sposto un po' e poi dopo inizia tutto il circo delle foto e autografi, ma adesso autografi meno, più foto con i cellulari, eccetera, quindi dopo diventa un po' difficile da gestire, e soprattutto se mi sposto a Roma, Milano o nei posti più grandi è un po' più fatica. Mi piace stare qua perché qua sono più io, ecco, sono Valentino, uno normale che gira, quindi la gente mi vede, magari mi riconosce, però mi lascia più stare. Ma allora, io sono molto molto legato a Tavuglia, al posto dove sono cresciuto, perché c'è la mia famiglia, c'è mia mamma, ci sono tutti i miei amici, e come anche, non so, Flavio, che è il capo del fan club, la sua figlia Camilla che lavora con noi, tanta gente che conosciamo da quando eravamo piccoli. E poi un altro posto che amo è Ibiza, e dove ho passato tanto tempo, ho una casa anche là ormai da più di 15 anni, e anche quello è un bel posto magico, tranquillo per rilassarsi, è un posto che mi piace tanto, quindi direi Tavuglia e Ibiza. All'inizio della mia carriera abbiamo pensato, insieme ad Aldo, di avere dei tratti riconoscibili,
speravamo di mantenere per tutta la carriera. Infatti, come è andata? Quindi abbiamo pensato al numero 46, perché Graziano, l'anno che sono nato, nel 79, stava correndo con la Morbidelli, che è una moto di Pesaro, il campionato del mondo della 250, ed è stato anche il suo anno migliore sportivamente, perché ha vinto 3 gare e ha lottato per vincere il mondiale. E quindi abbiamo pensato al 46, e abbiamo pensato che quello sarebbe stato sempre il mio numero per tutta la carriera. E bisogna ricordarsi che adesso lo fanno tutti, ma in quel momento lì ancora era una novità. Lo aveva fatto solo Barry Sheen, che negli anni 70 aveva vinto il campionato del mondo della 500, ma era rimasto col suo numero 7. Ma se no, gli altri, quando vincevano il mondiale, passavano al numero 1, oppure cambiavano numero da anno a anno. Ecco. Quindi diciamo che su questo siamo stati avanti a avere questa idea. E l'altra cosa era il sole e la luna, perché abbiamo pensato che ci volevano dei simboli per il casco, un'idea. Quindi abbiamo pensato al sole e la luna. La terza cosa era il giallo. Il giallo, perché a me mi è sempre piaciuto il giallo, è sempre stato il mio colore preferito, e allora abbiamo iniziato con il giallo, e da lì tutti gli anni abbiamo lottato anche con i vari team, con i vari sponsor, per comunque avere delle parti gialle nella tuta, che sono diventate il mio tratto più riconoscibile. Ecco. La preparazione alla gara, ma anche al turno di prove, inizia proprio dalla vestizione. Dalla vestizione ti cominci a concentrare. Cominci a dimenticare un po' tutto il resto e cercare di trovare la giusta concentrazione, la giusta motivazione per scendere in pista. Molto più in gara, ma anche nei vari turni di prove, che sono importanti. E poi, quindi c'è tutti i riti della vestizione, quindi si fa questo, si fa quello, si ascolta la musica, si mettono uno stivale prima dell'altro, tutte queste cose qua. E poi l'ultima cosa è proprio quando abbassi la visiera, che di solito la abbassi proprio prima di salire in moto, e lì devi avere già raggiunto una buona concentrazione, però quello è proprio l'atto finale. Ecco. Allora, direi dalla 250 alla 500, la prima volta che ho provato la 500, perché era veramente una moto fuori da ogni logica, con due tempi, 500 4 cilindri, due tempi, con già 200 cavalli e una potenza stratosferica. Ecco, quindi quella è stata la moto che mi ha fatto più impressione, assolutamente. Però come cambiamento tecnico sicuramente la MotoGP, perché lì è cambiata l'era del motociclismo nel 2002, perché da motori due tempi, tecnicamente tra virgolette facili, si è passato a motori quattro tempi, con tutta un'altra tecnologia, tutta un'altra possibilità di lavorare con l'elettronica, eccetera eccetera, quindi una tecnologia più da macchina, diciamo. Quindi quello è stato sicuramente il cambiamento più importante della mia carriera. Ma io scooter, nato e cresciuto con gli scooter. Io sognavo il Ciao con le forcelle del Bravo, ecco. E poi invece dopo, in quell'inverno lì, prima di compiere 14 anni, sono usciti gli scooter. E da lì c'è stato un grande step, perché dai, erano dei mezzi futuristici rispetto al Ciao, ecco. Quindi scooter. Ho anche una Vespa che mi hanno regalato, sì. Ho anche una Vespa che mi hanno regalato di un preparatore di Parma che fa le Vespe. Delle volte la uso, però più scooter. Ci siamo conosciuti andando al Mugello, perché praticamente nel 1994, credo, che è stata l'ultima volta che sono andato al Mugello senza correre, perché dopo dal 95 ho corso. E siamo andati con gli scooter, al Mugello con gli scooter. Quindi c'era un'officina di Misano dove c'erano tutti questi smanettoni appassionati con i motorini, e ci siamo dati appuntamento a Misano alle 4 di mattina, e siamo andati al Mugello con gli scooter facendo il muraglione, e lì ho conosciuto Albi, che invece non era con lo scooter, te eri con una moto, con una Ducati, una Ducati Monster, e l'ho conosciuto lì, quindi... È da tanto tempo che ci conosciamo. Poi dopo siamo andati a sciare insieme, abbiamo iniziato a frequentarci, e poi dopo, però da lì ecco, ci siamo conosciuti. Quindi è un buon, quanti? Una buona, quasi 24-25 anni, ecco. Quindi da tanto. E Albi è una parte fondamentale della VR46, ecco.